Buongiorno. Roberto, buongiorno. Beh, ieri pare che siano partite un sacco di telefonate da Palazzo Chigi verso il Financial Times per far correggere la linea di Moncao, che poi è stata ampiamente corretta. Poi dice che Monti non è vicino ai poteri forti. Forte Monti. È forte. Guardi, la linea di Moncao è la linea del capitalismo forte e duro. È la linea del grande capitalismo americano e del capitalismo britannico, quella che vorrebbe che l'Europa fosse distrutta, che l'Unione Europea fosse distrutta. Non è la linea del Financial Times, anche del Financial Times con quella linea collude. Monti viene accusato di essere troppo anche vicino. Anche perché poi il Financial Times ha estratto da quel pezzo un titolo, diciamo, tra tanti possibili, che era molto significativo. Certo. Quali sono le colpe di Monti? Monti è troppo vicino all'economia sociale di mercato, che tutto sommato è dottrina sociale cristiana travestita, e questo a Moncao non piace. Monti ha agito per salvare l'eurozona e per salvare l'euro, e anche questo a Moncao non piace. Tutte le ragioni per le quali invece Monti piace a noi. Perché lui è un anglo-americano travestito, questo Moncao. No, lui è un tedesco che vorrebbe essere britannico. Ho capito. Senta, traiamo un insegnamento positivo da questa vicenda Cosentino liste pulite, perché fino a un po' di anni fa in Italia si sporcavano le liste per prendere dei voti. Adesso invece si prova a pulirle per prenderli appunto allo stesso modo i voti. È un fatto positivo, tutto sommato. Ma è davvero così? Ah, non lo so. Non c'è un inganno? Vedremo. Non stanno usando la testa di Cosentino per tentare di far passare delle liste che sono sporche come più di prima? E non ha un po' di ragione Cosentino, che dice: ma come, io non ho una condanna definitiva. E sono nella stessa situazione processuale di Berlusconi. Con che autorità Berlusconi caccia me e rimane lui? Non c'è un problema del berlusconismo più radicato che il sacrificio di Cosentino non può certo bastare a compensare? È vero, ricordavano da studio che Bersani è abbastanza arrabbiato con la sinistra di Ingroia, però è anche un po' arrabbiato con la candidatura di Albertini in Lombardia, perché dice: beh, i numeri sono numeri, se non ci fosse Albertini e noi la società civile poi l'abbiamo comunque candidata, perché non vi è piaciuto perché noi non siamo Bersani. Cioè, capisco che Bersani veda male tutto quello che gli impedisce di vincere, ma noi non esistiamo per far vincere Bersani. Noi siamo alternativi alla sinistra, anche alla sinistra di Bersani. Poi possiamo collaborare per il bene del paese. Però non poteva essere un obiettivo condiviso chiudere una stagione di potere lombardo, certo, di cui, diciamo, Marroni, tutto sommato, pur con dei distinguo, però è perché forse chiuderla, la naturale continuazione. E perché chiuderla su Ambrosoli e non su Albertini? Ha mai considerato Bersani? Banalmente per le chance di essere eletto, diciamo. E se si fosse andato insieme sulla candidatura di Albertini, queste chance di essere eletto di Albertini sarebbero state molto più alte. Noi siamo disponibili a collaborare per il bene del paese, ma siamo diversi e crediamo che più voti abbiamo noi e meno voti a Bersani, meglio è per il paese. E quando si parla di pareggio, ho sentito qualcuno parlare di pareggio tra Bersani e Berlusconi, no, il pareggio casomai si fa con noi. Ma non con Berlusconi. I voti di Berlusconi sono voti inutili, sono voti congelati, sono voti che nella prossima legislatura non serviranno a nulla. I voti dell'UDC, i voti di Monti, quelli invece certamente serviranno, avranno peso e aiuteranno a tirare il paese fuori. E poi sembra che i voti tenda a congelarli un italiano su cinque quasi, perché più o meno questo sarà, diciamo, il parco elettorale. Cosa vuol dire? Detto, sono voti congelati con l'Italia Berlusconi, e sembra che un italiano su cinque tenda a congelarli questi voti. Vuol dire che una parte del corpo elettorale sceglierà, più o meno consapevolmente, di rimanere fuori del gioco vero della politica per una legislatura, ma la legislatura successiva si scongeleranno. Roberto. Allora, Presidente, dobbiamo essere bravi, perché io sono già fuori tempo, ma rubo due minuti, perciò due domande veloci da Alberto Signore e Marco Lillo e due risposte telegrafiche. Ad Alberto. No, io ora capisco che, diciamo, se si fosse candidato Cosentino, l'argomento polemico, Cosentino e gli altri, perché non è solo Cosentino, l'argomento polemico sarebbe stata la loro candidatura. Ora non sono stati candidati, quindi si polemizza sul fatto che però ci sono gli altri. Però volevo sapere da Buttiglione se, visto che lui si preoccupa delle condanne arrivate, presunte, che arriveranno di Cosentino, se lui non è un po' in imbarazzo rispetto alla candidatura a capolista di Lorenzo Cesa in 5 circoscrizioni, mi pare. Lorenzo Cesa non ha nessun procedimento penale in corso e non ha subito nessuna condanna. Perché dovrei essere imbarazzato? Provo a dirlo io?
Vai Marco. Provi a dirlo, se ha qualcosa magari da dire. Perché ha ammesso di avere ricevuto soldi ai tempi di Prandini e successivamente è stato condannato in primo grado, poi in secondo grado ha ottenuto l'assoluzione, anche se per diciamo dei motivi di forma. Ecco, una persona che ammette di aver preso dei soldi anche se in una stagione politica passata probabilmente questo, non dovrebbe essere più candidato. Esistono i fatti questo, a prescindere dalle sentenze, e penso che un politico dovrebbe valutare questi. Questo lo dice lei, non risulta affatto dagli atti processuali. Gli atti processuali dicono che non c'è nessuna penale contro Cesa per fatti comunque di 25 anni fa, non c'è nessun procedimento penale, questa è una campagna scandalosa contro una persona innocente. Allora, di confessione, c'è un verbale di confessione che si può ripubblicare quando le vuole, insomma, ma penso lo conosca molto bene Buttiglione. È una brutta abitudine quella di pubblicare parti di atti processuali, andrebbero pubblicate le sentenze, perché fanno stato e fanno fede le sentenze. Tutte le sentenze, primo grado di condanna, magari il secondo grado si spiega perché è stato assolto. Le sentenze definitive. Allora, vabbè. Presidente, io purtroppo devo chiudere, ma insomma sarebbe, come dire, bello e utile anche continuare su questo discorso, ma purtroppo il mio tempo è scaduto. Allora, Presidente, io la ringrazio, la ritroveremo grazie alle 10.30 nel Caffè con Massimo Leoni. Massimo, grazie anche a te. Io ringrazio Roberto, anche Marco Lillo. Marco, grazie di essere stato con noi stamattina a Scadigi 24 mattina. Grazie ad Alberto, signore. Ad Alberto, grazie anche a te. Noi ci ritroviamo tra 5 minuti, anzi meno, perché abbiamo rubato.